E la certezza di ogni verità assoluta deve nascere dal grado di libertà di ogni persona, cioè ogni persona deve trarre la verità da se stessa. Lei non deve venire qua, Claudio dice qualcosa di vero, se no farei come il pazzo di Nazareth che dice credete in me sarete salvi. Siccome io non sono pazzo, non vengo a dirvi a voi credete in me sarete salvi, col cavolo. Cioè, voi dovete cercare la vostra verità in base al vostro grado di libertà, sviluppare la vostra libertà per avere un grado maggiore di verità. Allora, a questo punto, cos'è che fa Claudio a voi? Claudio a voi vi scuote, vi fa pensare. Magari nelle prossime occasioni vi insegnerò anche delle tecniche, se vi interesseranno, sperimenterete quelle tecniche. Se voi trovate qualcosa dentro di voi che funziona, che può andare bene, continuate. Se no dite, Claudio, tu per me stai dicendo un sacco di stupidaggini, le tue non sono verità. Ma io non dico a nessuno, credi in me. Questo non lo dico assolutamente, io esprimo il mio pensiero che nasce da me, cioè è Claudio che ve lo dice, non è Dio che ve lo dice, non è il sapiente che ve lo dice, è Claudio che è andato a cercarsi le cose e che le ha sperimentate. Per cui l'errore, se volete, lo fa Claudio, ma Claudio non vi dice mettetevi in ginocchio davanti a me che io ho la verità, io so come sono le cose, io vi dico le mie cose, io sono giunto là, io ho fatto questo. A me è successo questo, ho verificato attorno che ci sono delle cose simili a quelle che dico io. Se voi dite, caro Claudio, le tue cose ci piacciono, vogliamo tentare anche noi, benissimo, è una vostra scelta, ma io non vi dico credete in me, mai, assolutamente, è contrario al paganesimo. Un'altra telefonata, un attimo solo. Pronto? Ciao, ti metto in linea. Ciao, vai! Ciao, dimmi tutto. Posso parlare? Come no? Puoi fare anche come l'altra volta. No, beh, mi scherzo sempre. Su qua che vi ascolto. Beh, mio ormai sono vecchio e non mi può di più cambiare. Ma a me non voglio cambiare Te ha nessuno. capito? Va bene? Te ha capito che mi non posso più cambiare. Tu fai quello che ti senti. Certo. Certo. Mi ho un altro ideale di una volta e due altri. Se devo costruire un'altra roba da quello che ho capito me. Esatto. Ecco, allora sarei sito il nuovo messia. Sei il nuovo messia? No. No. Perché ha detto che prima della fine del mondo vennero avanti dei messia tutti falsi. È vero che io È sono vero? un guardiano dell'anticristo, ma non sono un messia. Ma tu sei l'anticristo No, oppure il no, non guardiano? mi permetterei mai di dire una cosa del genere. Ma perché ti hai detto prima che quello che sei nato a Nazareth è pazzo o matto? Perché ha detto tutte cose non vere, ha mentito. E ti crede che ti dici la verità? Perché la verità la possiamo incontrare noi, la possiamo cercarla noi. Ma è una verità che mi tocca dirti da nuovo quello che ti ho detto Ma dimmi quel che l'altra volta. te vuoi. E mi dico ancora, Dimmi ancora. Perfetto, ragazzi, andate a cagare. grazie. E naturalmente questo radioascoltatore è fermo là e vuole conservare la sua vita eterna in ginocchio davanti al suo Dio. Lui dice di essere anziano, di essere arrivato e di credere in quelle cose. Naturalmente io posso solo fargli i migliori auguri e di continuare sulla sua strada, però le cose non stanno così. In ogni caso gli posso augurare l'eternità. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao. Sentimi, no, non voglio avere niente a che fare qui apprendisti stregoni. Volevo solo che dire del metodo steineriano. Sì? Mi non ho da dire altro che bene di ringraziare perché più di 20 anni fa sono stato a curare un'ernia a disco col metodo steineriano da un medico che sta in provincia di Venezia, che è anche un ambulatorio Padova. E posso dire che ho buttato via il busto, che doparavo quei ferri, insomma,
noi non posso dire che vende sto metodo steineriano. Il metodo steineriano è un metodo di medicina normalissimo, non c'è niente di particolare, non destra. No, no, mi ha fatto fare dei sottocutanei nella schiena che nessun altro medico me aveva fatto fare. Hanno osservato parecchie cose. E dopo mi ha dato dei polverine così, ma insomma, ma è un medico molto serio. Ma è serio, ma i metodi sinariani sono certo seri. Certo che come andate altra gente, non tutti è che si andà ben come me. Certo. Adesso qualche volta mi fa un po' di male perché camminando male te rovini un po' la schiena, ma mi posso proprio basare dove calpesta che l'uomo. Ma io non mi sono mai permesso di parlare male di sternariani, eh. No, ho sentito tanto che... Tanto sia chiaro. Che, no, appunto, come su dare una... testimonianza, vero? Va bene. Ecco, che mi sono sta curare veramente bene, ecco. Va bene. E vi altri, fai quello che vuoi, perché proprio mi, solo che a parole, apprendisti, stregoni, no, proprio non a me piace per niente, scusami. Prego. Ma a me pare impossibile, nessuno puoi dire mi goia verità. Ma ha mai detto noi questo? Se hai ascoltato, nessuno di noi ha mai detto questo. Vede troppo, in fondo cosa sarà? Sarà te che avrai letto qualche libro, cosa che avrai letto fatto? Che ne vorrà del tempo per approfondire, ecco, e a Maria... Veramente ne ho messo 25 Maria, anni, comunque. A Maria, ma che signora che si è fuori prima, quella è una donna che studia molto profonda. Va bene. Se cose, ma insomma bisogna, non lo so, non dico niente perché vi altri si paroni fare quello che vuoi, vi saluto, ciao. Grazie, ciao. Pronto? 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 Niente, altra telefonata caduta. Allora, intanto di tutto, il metodo stirneriano nessuno lo vuole criticare assolutamente. Un'altra telefonata in linea. Pronto? Ciao. Sì? Per la seconda volta. Sì, prego. Volevo dire appunto del metodo steineriano, mi risulta nuovo, mi interessa molto quello che state dicendo del metodo steineriano come curativo. Io conosco invece tutta la parte filosofica e non niente dell'altra, e suppongo che siano o due omonimi o due attività diverse dei gruppi steineriani. No, sono complementari. Pardon, dico, uno non contraddice l'altro, volevo dire, ecco, questo mi pare che è inutile pigliarsi per i capelli. Esiste l'uno interessantissimo, quelle testimonianze che state dando, e d'altra parte c'è tutta la grande attività educativa e rappresentativa teatrale, intellettuale, con rapporti con Goethe, eccetera, di Dornach, che è l'altra attività. Ecco, va tutto approfondito di più e chiarito, perché tutto è valido. Vi ringrazio. Ciao. Prego. No, il discorso è questo, io non voglio approfondire il discorso steineriano, a me mi interessa soltanto di parlarne così perché è saltato fuori, però a me tutto sommato non è che interessi più di tanto, anche se la sua filosofia è stata importante ed è una filosofia collaterale alla teosofia. Ma comunque, al di là di questo, riportiamo un attimino il tema alla creazione pagana. Cioè, il problema è questo, io non vi sto dicendo a nessuno di credere in me. Io non mi permetterei mai di fare questo, perché sarebbe contraddire la mia struttura filosofica. Vediamo un'altra telefonata. Ciao, buonasera, ciao. Io sarò meno filosofica, perché a filosofare non sono capace. Ma volevo sapere, da te, se prendi le possibilità, che cosa ti ha spinto, che cosa ti è successo prima di intraprendere questi studi che stai facendo? È quello che stai dicendo. Prima hai accennato un attimo, io ho accolto questo attimo che tu hai accennato, che ti è apparso non so che cosa, se mi puoi rispondere per entrare meglio nella materia che stai parlando. Ti ringrazio. Ciao. Ciao. Allora, rispondiamo un attimo a questa radioascoltatrice. Dunque, intanto oggi stiamo parlando della creazione. Che cosa è successo a me fa parte delle mie pratiche di apprendista stregone. E le mie pratiche di apprendista stregone sono mie pratiche di apprendista stregone.
E i miei inizi da apprendista stregone sono inizi miei, nel senso che io non dirò mai a nessuno percorrete il mio sentiero, cioè il mio sentiero è stato troppo duro secondo me, esistono sentieri molto più semplici da percorrere che non il mio, per cui non indicherò mai a nessuno di seguire quello che faccio, cioè di ripetere quello che ho fatto io, sarebbe una sciocchezza. Per quanto riguarda quello che mi è apparso, quello fa parte un po' della capacità di alterare la percezione, dell'alterazione della percezione, viene fuori con le pratiche, sia col sognare, la meditazione e la contemplazione. A un certo punto esistono stadi in cui scattano dei meccanismi di percezione. Cosa mi è apparso? Mi è apparso quello che può apparire a chiunque, sia che sia cosciente o che non sia cosciente, cioè noi siamo circondati da coscienze di sé. Parleremo meglio la prossima trasmissione. Cioè il mondo che ci circonda è un mondo vivo, pieno di coscienze. Noi possiamo considerare un albero, un essere che vuole diventare eterno con una coscienza, oppure possiamo considerarlo legna per ardere nel caminetto. Sono due modi di vedere il mondo che ci circonda. E se lo consideriamo una coscienza, questa si proietta su di noi, cioè solo per il fatto che noi la pensiamo, un essere pensante, un albero, la sua coscienza già si relaziona con noi. E comunque, che noi vogliamo o non vogliamo, siamo circondati anche da coscienze di spirito, anche da spiriti, coscienze spiritiche. Sono irrilevanti, cioè non hanno nessun potere o qualcosa di trascendentale o qualcosa. Cioè, esistono semplicemente nella natura. Per cui con tutti questi si costruiscono delle relazioni. Nelle pratiche di stregoneria, nelle tecniche di stregoneria, queste relazioni diventano più veloci, diventano più dinamiche, diventano relazioni anche simbiotiche a volte. Si può vivere in simbiosi con una pianta. Io ho una pianta con cui vivo in simbiosi. E non è niente di, cioè, secondo me le tecniche a stregoneria sono delle stupidaggini, cioè non sono niente di particolare. Il successo, accenniamo pure, il successo delle tecniche orientali, per esempio le tecniche yoga, le tecniche di meditazione, hanno avuto un successo in Occidente solo perché gli occidentali erano tutti spappolati, cioè il Dio dei cristiani li aveva talmente messi in ginocchio che praticamente il loro potere di essere, la loro interiorità era ridotta a zero. Allora si presenta uno che gli insegna una tecnica di meditazione, gli insegna una tecnica yoga e subito, immediatamente, diventano più compatti, diventano più sicuri di sé, la loro energia comincia a crescere, cominciano a buttare fuori un po' di volontà, un po' di determinazioni. Questo porta le tecniche orientali a diventare il non plus ultra. Ma in realtà sono solo tecniche, la realtà, il vero percorso di stregoneria c'è nella vita di tutti i giorni, negli atti quotidiani, è come noi guardiamo il mondo che ci circonda. Per cui quello che mi è apparso, quella volta furono tre personaggi che si spacciarono per maestri teosofi, no? Perché praticamente quello che io avevo scritto, fatalità, e quello che io avevo visto si avvicinava alle teorie filosofiche, alle teorie teosofiche. E niente, praticamente mi hanno dato del teosofo e siccome io sono sempre stato un nemico del Dio dei cristiani, cioè per me sta sempre stato il male, sempre il personificato, l'orrore, mi sono arrabbiato e mi sono messo a studiare perché mi hanno dato del teosofo e praticamente sono stato avanti 3-4 anni a studiare un po' le teorie teosofiche, senza essere teosofo, non sono mai stato teosofo, né lo sarò mai, insomma. Però ho incontrato una persona simpaticissima che è il signor Bratina, con la quale ho scambiato un po' di corrispondenza. Esistono, sono persone simpaticissime anche fra i teosofi, però non è quello che io voglio e non è la mia filosofia. Per cui mi sono apparsi nel sognare a queste persone. E i sogni, il sognare, è diverso dal sogno normale. L'alterazione della percezione nel sogno non è il sogno normale. Cioè, tutta un'altra cosa. Per cui meglio che lasciamo perdere anche queste cose. Quello che ti appare non è Dio, angeli, santi, Madonna, anche perché non esistono, per cui non è che possono apparire. E noi siamo circondati da queste forze, esistono. Nella religione romana c'è una serie di divinità minori che sono i lemuri. I lemuri, insieme ad altre divinità, vengono spesso confuse con le anime degli antenati. In realtà i lemuri e il loro sottoprodotto, cioè il loro primo prodotto, le larve, non sono assolutamente
le anime degli antenati, ma sono degli spiriti che esistono in natura. Cioè, non volevo affrontare sto tema, ma visto che ormai ci siamo e non ci sono telefonate, copriamo pure sto buco parlando anche di questo. In natura, noi abbiamo la sulla Terra succedono terremoti, succedono maremoti, succedono temporali, fulmini, succedono tutta una serie di perturbazioni che concentrano e dilatano l'energia vitale. Quando l'energia vitale si concentra e quando l'energia viene concentrata e dilatata, nascono queste piccole entità spiritiche che hanno coscienza di sé. Acquisiscono coscienza di sé e cominciano a dilatarsi, cominciano un percorso di crescita, diciamo. E questo percorso di crescita va avanti centinaia d'anni, adesso non è che mi interessi molto stabilire come. Comunque, all'inizio sono stupide, non sanno cosa fare, si muovono come ubriache, non hanno una direzione, non sanno, cioè, sono come bambini praticamente. Quando crescono, e nella regione romana vengono chiamati i lemuri, cos'è che fanno? Hanno la sensazione di dover crescere ad ogni costo e si attaccano a tutto ciò che gli può dare conoscenza, consapevolezza o energia. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, in privato per favore. Dopo la trasmissione. Ecco, ciao, auguri. Okay, grazie. Ciao. Era una telefonata in privato. Beh, lasciamo perdere, continuiamo ancora. Queste entità di energia, che chiamiamo lemuri, cioè una volta cresciuti, una volta che vanno alla ricerca della conoscenza, della consapevolezza e della volontà di crescere, si attaccano laddove riescono a trovare la conoscenza, dove possono trovare energia, fonti di energia, dove possono. Per esempio, una dei luoghi una volta erano le fonti, adesso le fonti sono un po' marcite, per cui ci sono molto meno spiriti. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giovanna. Ciao Giovanna. Sì. Ti metto in linea, vai. Sì, grazie. Simi? Senti, ciao. Ciao. Io volevo sapere se tu sai che cosa sono i lemuri. O ce ne sono di due qualità di lemuri? No, no. O non sai cosa sono i lemuri? Cosa sono i lemuri? Nella religione romana i lemuri venivano spacciati come anime dei defunti. No, i lemuri sono delle proscimmie. Sì, del Madagascar, d'accordo. A cui gli antichi del Madagascar riponevano le anime dei loro morti. Sì, ma guarda, ma non che non sono spiriti, sono degli animali. Ma guarda che i romani non sono mai arrivati nel Madagascar. Appunto. Allora ce ne sono, allora tu non sai che hanno chiamato lemuri qualcosa che già esiste, cioè sono degli animali i lemuri, non sono. Hanno dato il nome lemuri partendo dal concetto romano dei lemuri. Cioè, prima c'era la dicitura romana. Allora tu mi devi dare l'etimologia esatta della parola lemuri, poi allora andiamo avanti. Ti ringrazio, ciao. Ciao. Qualche volta bisognerebbe essere degli studiosi per rispondere a qualcuno. Purtroppo non sono uno studioso, per cui l'etimologia non sono in grado di darla. Comunque, se si guarda sul dizionario, trova sia la parola lemuri, sia la parola. E comunque non sono in grado di dargli l'etimologia. Andrò a cercarmela. Comunque, in ogni caso, sono delle proscimmie anche del Madagascar, solo che le hanno chiamate così per altri motivi. In ogni caso, nella regione romana abbiamo i lemuri e abbiamo i mani, le larve, i penati, che sono tutte visioni diverse di entità, di centri di energia vitale. E i lemuri in particolare sono esseri di sola energia vitale. Adesso questa signora mi ha un pochetto sbalengato. Anche perché ormai stiamo andando fuori al nostro discorso, al nostro tema. Comunque, in ogni caso, ogni apprendista stregone arriva a relazionarsi coscientemente con le coscienze e con gli esseri che lo circondano, sempre e comunque. Anzi, è proprio quando comincia il cammino di apprendista stregone che si avvicinano ancora di più. E non è importanza che tipo di esseri. Per esempio, la pratica della contemplazione ci porta a guardare esseri viventi, cioè ci porta a contemplare alberi, ci porta a contemplare animali o paesaggi. Però quando si contemplano alberi, animali o paesaggi, non è che si contemplano alberi, animali e paesaggi perché sono animali e alberi, ma perché sono delle coscienze di sé uguali a noi. Per cui esiste automaticamente uno scambio di energia vitale.
Beh, io sono andato un po' fuori col mio discorso e volevo riprendere un attimino il discorso ancora sulla creazione. Quando noi diciamo che la creazione è divenire dal caos, non è che lo diciamo semplicemente perché ci fa comodo che la creazione provenga dal caos, ma è per sottolineare che esiste una trasformazione. Noi abbiamo una situazione data in quel momento e oggi abbiamo un'altra situazione. Ora, nessuno ha creato quella situazione e la situazione oggi non è stata creata, ma è venuta trasformandosi. E la trasformazione noi la troviamo in tutti i paganesimi ben prima che Darwin facesse la sua teoria sulle origini delle specie. Noi la trasformazione la conosciamo da sempre, cioè il paganesimo ha avuto sempre al suo interno il concetto di divenire, sempre. E anche quando in vari paganesimi abbiamo la tale divinità che crea, in realtà non è la divinità che crea, ma è la divinità che genera qualcosa, cioè è un generare, mai un creare. E questo è importantissimo perché ci porta a tirare fuori sempre la volontà da dentro di noi. Per esempio, quest'ultima ascoltatrice che ci ha parlato, a lei del mio discorso sui lemuri non gli interessava assolutamente niente, e gli interessava trovare qualcosa per incastrarmi. Ora, io posso sbagliare 50.000 vocaboli e posso sbagliare anche 50.000 concetti. Posso anche esprimermi male, posso balbettare o posso essere anche un confusionario. Questo non cambia la sostanza di quello che dico. Però nel cristianesimo, invece, trovare in fallo l'interlocutore è l'essenza per riuscire a fregarlo. Cioè non è dire, vabbè, gasbaià, però vediamo dove è che gasbaià o che stupidaggine sta dicendo. No. Cerchiamo di prenderlo in fallo. Un'altra telefonata. Pronto? Io Giampaolo. Dimmi Giampaolo. Mi è venuto a mente in questo preciso momento un passo che dice generato e non creato della stessa sostanza del padre. Questa è una contraddizione enorme. Spiegamela per piacere. Ok. Mi spiego? Sì, sì. E questo penso si agganci proprio al tuo discorso. Ciao. Salute. Ciao. Giampaolo ha trovato una citazione dove quando è stato bisogno di costruire la Sacra la Trinità al Concilio di Nicea, Costantino ha avuto una grandissima idea e pescando dalle tradizioni romane dove c'erano le tre divinità che governavano, adesso non mi ricordo esattamente come si chiamavano, cioè come si chiamavano le tre divinità, abbiamo avuto Libera Cerere nel 493 a Roma, poi abbiamo avuto un altro trio come Marte, Quirino e Giove, e l'ultimo che abbiamo avuto era Giunone, Minerva e Giove. E Costantino, pescando proprio da questo, ha fatto l'invenzione al Concilio di Nicea, che poi era pagano, cioè non era ancora battezzato, non era ancora cristiano, di trovare la soluzione Padre, Figlio, Spirito Santo, tre in uno. Per cui a quel punto Gesù cos'era? Creato o generato? E ha trovato, pescando dal paganesimo, ha detto no, non è stato creato, sicuramente è stato generato. Ed è una contraddizione in termini, cioè è la contraddizione che hanno i cristiani, ma i cristiani hanno milioni di contraddizioni, non stiamo lì a sottolineare più di tanto. Loro lavorano effettivamente per ingannare, ma per ingannare nella sostanza delle cose, non nell'uso dei termini, o nell'uso delle espressioni, o nell'uso della parola. E sono cose ben diverse perché se sbagli le parole, se sbagli i termini, non succede niente, ma se truffi sui concetti, distruggi il divenire umano. Un'altra telefonata. Senti un po', tu hai detto che paganesimo è uguale a divenire, no? Sì. Allora, tu ti senti pagano? Beh, direi sì. Ecco, allora, se tu ti senti pagano, no? Se tutto ciò che vive e che esiste sono solo stati d'essere, tu non sei d'accordo? Perché tra divenire ed essere c'è una grande... Ma sono divenuti però. Cioè io ho una sequenza di presenti, no? Dove il presente precedente ha costruito il presente attuale. Per sì. Cui, anche se io sono in stato d'essere adesso, ieri ero in uno stato d'essere diverso. E ho costruito ma sei d'accordo sullo stato d'essere? Cosa? Tu sei d'accordo che tutto è uno stato d'essere? È tutto un presente, sì. Bene, allora, no, no, mettiamo piano piano le cose
dei paletti, perché sennò qui se parte Roversi e se arriva Roversi, insomma, vediamo un pochino. No, ti seguo e... Sì, sì, vedo come stai interrogando. Ma certo, beh, perché sennò sono tutta verba volant. Se ciao. Tu sai qualcosa dei lemuri o ho sbagliato del tutto? Ma lì non ha importanza, è la sostanza quello che conta. No, invece è importante. Ok, grazie. Ciao. Bene. Allora, riprendendo ancora il nostro discorso, per noi, per un pagano, il tempo è una sequenza di presenti. Farò anche una trasmissione sul concetto del tempo. Il tempo non è altro che misura del mutamento. Cioè, il tempo determina il passaggio da uno stadio a un altro stadio. Però il tempo è una misura estremamente soggettiva. Noi siamo compresi all'interno dell'essere terra. Il tempo dei mutamenti dell'essere terra comprende i nostri mutamenti, i nostri tempi, per cui noi ci riferiamo ai tempi dell'essere terra, però noi abbiamo delle trasformazioni soggettive, per cui abbiamo un tempo soggettivo. Però il problema è questo, che ogni istante in cui noi viviamo, viviamo in un attimo presente, non esiste un passato. Però l'attimo presente che noi stiamo vivendo lo facciamo in funzione dell'attimo seguente, cioè del nostro futuro. Un'altra telefonata. Pronto? Potrei parlare in privato? Dopo la trasmissione, grazie. Verso le 4:30. È un'altra telefonata che vuol parlarmi in privato. Va bene, lasciamo perdere. Per cui il tempo è una variazione soggettiva dell'individuo in quanto determina il mutamento in cui una cosa è avvenuta. Però, proprio perché il fatto è soggettivo, io posso variare il mio tempo soggettivo variando i mutamenti, ma questa è già una lezione di stregoneria, diciamo. Nel senso che se io divento padrone dei miei mutamenti, posso accelerarli o posso rallentarli. C'è un esempio di questo, gli esperimenti che vengono fatti quando le persone vanno sottoterra, vanno in grotta, no? Dove i tempi soggettivi cambiano e vengono modificati in quanto non hai più dei riferimenti esterni. Allora, dal momento che devi stare là dentro tanto tempo, cosa fa il corpo? Il corpo si adatta e fa diventare i giorni, invece che di 24 ore, di 48 ore. Perché lo scopo del corpo non è quello di seguire le scadenze imposte. Lo scopo del corpo è quello di venire fuori da quel buco, e per venire fuori da quel buco bisogna far stare tranquilla la coscienza che di quel corpo è padrona. Per far stare tranquilla la coscienza che di quel corpo è padrona, il corpo cosa fa? Rallenta i processi metabolici, rallenta anche la coscienza del tempo, cioè la percezione dei mutamenti, per cui una giornata di 48, cioè la percezione è di 48 ore per una giornata di 24. Scusate, anche qua sto imberlando un pochetto. Praticamente due giorni ci pensano come fossero uno solo. E questa è l'operazione che fa il corpo rispetto al tempo. Per cui il tempo è sempre una variabile soggettiva. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono Davide da Treviso. Dimmi, Davide. Pronto? Sì, pronto, sono Davide da Treviso. Ti senti? Sì, sono in una cabina, posso parlare? Parla pure, senti via. Volevo farle solo i complimenti per la trasmissione, siete veramente in gamba. Grazie. State attenti perché state rompendo parecchie le scatole, insomma, la gente qua, i cristiani. Ah, sì? Vi tagliano le gambe sicuramente. Ma sai, i cristiani devono mettersela via qualche volta. Solo una cosa, il buco nero dei sacrifici umani, sai, gli antichi pagani facevano i sacrifici umani. Sì. Come riesci a conciliare sta roba tremenda con la realtà odierna, con una... Sì, sì. Dimmi, ti ascolto, ciao, ciao, ciao. Allora, aspettiamo che l'amico Davide vada in automobile, visto che ci telefonava da una cabina per rispondere al discorso sui sacrifici umani. È vero che io sono pagano, ma non è che accetto tutto del paganesimo. Ed è vero che il paganesimo ha preceduto la situazione attuale, però non è che io sposo il cristianesimo e il paganesimo antico. Per quanto riguarda il discorso dei sacrifici umani, noi abbiamo nella storia l'interruzione dei sacrifici umani, perché i sacrifici umani erano un sacrificare al circostante
quelli che avevano un potere sufficiente, un'energia vitale sufficiente da regalare al circostante. Abbiamo l'interruzione dei sacrifici umani in quasi tutte le culture, proprio attraverso anche fatti diciamo così, con l'intervento delle divinità. Però proprio da come vengono interrotti quei sacrifici umani nelle varie culture si ha la strutturazione, il strutturarsi diciamo così della cultura. Per esempio, nel cristianesimo la fine dei sacrifici umani si ha quando Dio chiede ad Abramo di fargli un sacrificio umano, di sacrificargli il suo figlio. Quando Abramo sta per sgozzarlo, Dio dice basta, non sgozzarlo più, ho visto che me l'avresti sgozzato, che me l'avresti regalato, per cui accetto questo, gli fa trovare il caprone da sacrificargli. Nel paganesimo, io adesso non so esattamente quanti paganesimi e come è avvenuta la storia, però conosco la storia del paganesimo romano, cioè pre-romanico, diciamo, quello dei popoli latini, dove Valeria, che era una ragazza, si stava autosacrificando essenzialmente perché la città era sotto peste e si sacrificava Giunone, credo. Per donargli se stessa e salvare la città, cioè lei offriva se stessa per salvare la città, per cui nessuno aveva chiesto a qualcuno di ammazzarla. Mentre stava per sacrificare, arriva giù l'aquila di Giunone, l'animale Giunone, che porta via la spada e gliela butta via, dicendo, e la butta su un campo dove c'è una mucca e la gente sacrifica la mucca. Cioè la rottura del sacrificio umano avviene sempre ad opera dell'intervento della divinità, però da come avviene la rottura, il sacrificio e la rottura del sacrificio si determina il divenire della religiosità. Abbiamo altre storie dei sacrifici umani, adesso non vorrei entrare in tutte perché non conosco tutti gli elementi per valutarle, però quello che ho letto tempo fa era il discorso sui sacrifici umani fatti al dio Baal a Cartagine. In realtà da quello che ho letto può essere che qualche sacrificio umano sia stato fatto, ma quella che era la storia, che le famiglie sacrificavano i figli al dio Baal, in realtà è una grandissima stupidaggine. Sembrerebbe che la storia fosse stata messa in giro dai romani per denigrare i cartaginesi, per suscitare odio contro i cartaginesi. E la storia è stato trovato invece un cimitero di bambini, cioè praticamente cosa facevano i cartaginesi? Seppellivano i bambini in modo particolare, cioè avevano un loro posto di seppellimento, perché qual è la famiglia che ammazza il suo primogenito, insomma, i suoi figli? Cioè è assurdo, specialmente quando si tratta poi anche di sacrifici di massa, cioè non esiste nessun popolo che sacrifica i suoi figli a quelli. Puoi sacrificare il prigioniero, vabbè, devo ammazzarlo perché lo condanno a morte, invece di ammazzarlo semplicemente lo ammazzo e lo regalo al dio, ma non esiste il sacrificio umano così, tanto per fare il sacrificio umano. Queste sono stupidaggini, come i comunisti che si mangia i bambini, Stalin che si mangia i bambini. Abbiamo tutta la storia di sacrifici di bambini, Erode che ammazza i bambini, per esempio. Anche un'altra stupidaggine, lo sterminio degli innocenti fatto di Erode, in realtà è stato sembrerebbe la distruzione di una congiura contro Erode, dove sono morte 300 persone circa, che Erode ha fatto fuori, insomma, perché volevano portargli via il potere, cioè solo una questione di potere, però non esiste nessun sacrificio a quel punto, non esiste lo sterminio degli innocenti, quella è una cosa inventata, pura e semplice. Ed è importante sapere questo, di sacrifici umani tanta gente li ha fatti, e li ha fatti nell'illusione che l'energia vitale umana venisse regalata a un dio che poi li tornava dentro, ed è quasi come se fossero stati dei pre-cristiani più che altro. Arriviamo a un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Ciao, parla Mario da Maestre. Sì? Mi piace la trasmissione, perché sono un paio di trasmissioni che fa, sì, no? Che sento. Volevo chiedere una cosa solo. Il fatto della stregoneria che parla di tutto quanto, esiste l'uomo che abbia dei poteri occulti?
Cioè, a parte diciamo qui che fai carte o... No, siamo perdo sta gente, abbiamo già detto in una trasmissione che sei solo che sai. Eh? Abbiamo già detto in una trasmissione. Cioè, mi ti ascolto per telefono. Ah, ti ascolti, scusa un attimo. No, per telefono, per radio. Sì, d'accordo. Ok? Ciao. Ciao. E allora, a Mario da Mestre diciamo questo. Abbiamo già detto nelle trasmissioni precedenti che chi fa carte, chi prevede il futuro è solo un truffatore. Perché è un truffatore? È possibile percepire alcune cose che succederanno, ma essenzialmente è più facile percepire alcune cose che potrebbero succedere. Cioè, per riuscire a vedere il futuro, a parte il fatto che quasi sempre si vede il proprio futuro, quasi sempre questo, però bisogna riuscire ad abbracciare tutte le condizioni per cui quel futuro potrebbe essere. Per cui bisogna estendere se stessi in una maniera spaventosa. Ora, riuscire a fare un'operazione del genere solo per soddisfare qualcuno che ti dà 100.000 lire è una stupidaggine. Per cui non esiste nessuno che legge le carte, non esiste nessuno che prevede il futuro, non esiste nessun potere paranormale trasferito nella vita di tutti i giorni nel modo più assoluto e categorico. A parte forse qualcuno che conosco che fa le carte, che in realtà, poretto, non è che legge le carte, è lui che ha un po' di potere e riesce a trasferirlo sulle carte, per cui non c'entra un cazzo con le carte. Per quanto riguarda i poteri che dice sto Mario da Mestre, i poteri straordinari, in realtà tutti quelli che si andano a ricerca di stregoneria, è sottoscritto compreso, si andano sempre per una ricerca di avere questi poteri straordinari e di cambiare il mondo. Solo che non è che... il viaggio nella stregoneria ti porta a cambiare il mondo, ma ti cambia te, cioè siamo noi che veniamo cambiati dal viaggio e i poteri sono quelli che nascono dentro di noi, che però non sono quelli che ne permette di vivere in maniera diversa. Cioè non è che io posso vincere 100 milioni alla lotteria perché ho i poteri, però posso espandere me stesso. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Angelo. Dimmi. Io vorrei fare solo una domanda molto, molto stringata. Vorrei sapere come si rapportavano, come o si rapporta la stregoneria e il paganesimo per quanto riguarda appunto che sta sollevando il discorso di quelle funzioni sacrificali. Perché se ho capito bene, mi pare che i sacrifici venivano fatti o sui bambini o sulle donne. Non ha mai fatto sacrifici sugli uomini. Allora questo. No, la maggior parte era sugli uomini, prigionieri di guerra. No, ma quello è un altro paio di maniche. Quello è un altro paio di maniche. Cioè che dice un prigioniero fa fuori, quello è un altro paio di maniche. Dico, in tempo di pace, guarda caso, come mai che queste operazioni sacrificali, cioè sacrificare gli dei cosa? O bambini o donne, magari vergini. Non ti puzza un poco questo qua? E questo mi rivolgo a tante signore che stanno parlando, sì, eccetera. Ma, Angelo, vuole che il sacrificio vero è distruggere la vita, non è ammazzare una persona. Tutte le sette ultimamente il sacrificio vero è quello di distruggere la vita, non quello di ammazzare una persona. I vari santoni, eccetera, via di correndo, eccetera. Guarda caso che sempre che viene sacrificato è sempre il genere femminile. No, perché guarda che questi sono cristiani travestiti e chiamati con altri nomi. Cioè, amico mio, questo non c'entra assolutamente niente col paganesimo. Questo rappresenta soltanto il desiderio di potere e di possesso. Ed è cristianesimo. Le vestali, i tempi greci, romani, eccetera, guarda caso, che mai sta un vestale. Tutto il più faceva fuori gli uomini, sì, ma i prigionieri, d'altra parte. Le vestali avevano il compito di seguire il fuoco sacro, avevano il compito di seguire il fuoco sacro e di preparare le salse. Nei campi di concentramento, Hitler non guardava. I campi di concentramento sono cristiani, sono stati fatti dai cristiani. E chi ha usato le camere a gas erano i cristiani, solo i cristiani hanno fatto questo. La religione cattolica perlomeno ha dato parità di dignità sia l'uomo e la donna, e questo riflettiamo. Questo è opera di cristiani, non sbagliamo, non cambiamo le carte in tavola. Ultimamente anche gli assiri che sterminavano la gente erano cristiani. Il problema di Gian Sotto Grillo, che anche in America di ogni giorno se crea una cosa. Angelo, è caduta la linea. No, ma il problema è questo, che si confondono cose diverse, non si può confondere cose diverse. Il desiderio di potere e di possesso, di possedere le persone, è molto,
è molto antico. Io non ho mai detto che i cristiani sono gli unici che possiedono le persone. Già prima dei cristiani altri tentavano di possedere le persone. Per cui è sempre la stessa cosa. Il paganesimo e la stregoneria sono cose diverse. E qui adesso è arrivato Mario che è arrabbiatissimo perché non mi sono ancora alzato da questa sedia. Naturalmente io mi alzerò immediatamente da questa sedia perché chiaramente a Mario lascio il suo posto. Le telefonate che mi hanno, le persone che mi hanno chiamato prima, se possono chiamarmi fra 5 minuti, io aspetto le loro telefonate di là, Mario sarà così gentile da passarmene, d'altronde è la persona più gentile di questo mondo. Grazie a tutti e arrivederci per la prossima trasmissione. La prossima trasmissione, voglio ricordare in 2 secondi, parlerà della concezione del mondo e il mondo circostante. Sarà divisa in 3 trasmissioni in realtà. La prima verterà sul circostante in sé e come viene percepito dai pagani e dagli stregoni. La seconda trasmissione verterà sulla relazione fra l'essere umano e il circostante nel paganesimo, prendendo spunto da ciò che porta a diventare eterni nel paganesimo romano, l'ultimo libro che sto scrivendo, in particolare del capitolo Il lavoro agricolo come via al divenire eterni. E la terza trasmissione verterà su alcune pratiche della stregoneria, sul come lo stregone si pone davanti al circostante, perché queste pratiche funzionano o non funzionano, e la ricerca del potere in stregoneria in relazione al circostante. Naturalmente tratteremo i fondamentali. E adesso io vi ringrazio della vostra pazienza, vi ringrazio delle vostre telefonate e arrivederci a giovedì prossimo.